Grazie Presidente, la ringrazio insomma per aver presentato questo atto, perché in rappresentanza di quello che è l'artigianato culinario rappresenta veramente l'espressione più importante di quelle che sono poi le radici del Denius Doloci romano in ambito culinario ovviamente. E il patrimonio enogastronomico romano si distingue, si contraddistingue per la sua grande varietà, per la sua grande creatività. E in un periodo di emergenza sanitaria riuscire a promuovere progetti di questo tipo che favoriscono tutta una filiera di artigianato culinario di qualità è sicuramente un passaggio importante per dare visibilità e rispolverare anche una visione che vede l'artigianato come un qualcosa di passato, di antico. Invece coniugare la tradizione e l'innovazione è la volontà insomma di questo percorso, di questo atto che abbiamo condiviso anche con l'attuale assessore Andrea Coia in diverse commissioni in cui abbiamo potuto presentare questo importante progetto, e vogliamo veramente promuovere un cambiamento di prospettiva che porti finalmente alla valorizzazione dell'artigianato culinario e che possa anche rilanciare la capitale a livello internazionale e alla conoscenza di quelle che sono le tradizioni culinarie romane. Quindi voglio ringraziare lei e tutti i colleghi, insomma l'assessore Coia che con me insomma ha promosso anche questo indirizzo, e tutti i colleghi che voteranno questo atto, e ovviamente i promotori, insomma qui abbiamo il presidente Corcos che è presente in aula e che ha promosso questo progetto, questa iniziativa. Grazie.